Inaugurata la nuova sede di Banca Macerata nel capoluogo provinciale in Contrada Acque Vive. Si tratta del coronamento di un progetto pensato a servizio della comunità e che arriva al suo taglio del nastro a 17 anni dalla fondazione dell'istituto bancario. Questo evento gratifichi il sottoscritto sotto due punti di vista. Il primo è quello che mi riguarda personalmente, che significa la positiva conclusione di una prestazione professionale di lungo periodo, portata avanti per tanti anni, con molta dedizione, impegno, rischi e quant'altro, che oggi si corona con il consolidamento di quella iniziativa professionale. Un grande traguardo perché questa sede non è stato facile pensarla, non è stato facile realizzarla. Vedete quanto si presenta in termini di architettonici, di trasparenza, speriamo che dia anche il senso dell'accoglienza. Soprattutto non dimentichiamo che abbiamo riqualificato un'area che era completamente dismessa, era bruttissima da guardare, ci hanno guadagnato coloro che ci osservano dalla collina, ma ci abbiamo guadagnato tutti. Noi sicuramente, i dipendenti sicuramente, i soci sicuramente, vogliamo che da questa realizzazione ci guadagni l'intera comunità, perché noi siamo a disposizione dell'intera comunità. Oggi si pongono le basi per un futuro ancora più importante, traguardi ancora più importanti, ambiziosi e sfidanti. Questo è quello che ho detto un po' anche ai ragazzi il primo giorno che ci siamo insediati. Noi abbiamo iniziato a livello operativo il 20 di febbraio e il giorno che ci siamo riuniti ho detto solo poche parole. Oggi è veramente un sogno che si realizza per tutti noi e non possiamo che non essere orgogliosi di lavorare e di far parte di questa azienda. L'evento ha visto la partecipazione di centinaia di invitati con le istituzioni locali al gran completo, insieme ai vertici dell'ABI, dirigenti, collaboratori e dipendenti con le loro famiglie. E loro stanno aprendo delle filiali anche sui paesi dove le banche più grandi sono andate via per dare servizio a tutta questa popolazione che rimane su queste. Noi viviamo il terremoto, abbiamo vissuto, quindi tutto il nostro entroterra ha bisogno dei servizi che purtroppo per l'età dei cittadini non può essere data solo via informatica. La banca sta portando avanti un progetto molto ambizioso, però io penso che anche i cittadini devono stare vicino alla banca, perché se questa banca non si capitalizza sempre di più può dare sempre servizi fino a un certo punto. Invece dobbiamo stare vicino alla banca che sta nel territorio. Io sono venuto qui volentieri oggi per l'inaugurazione della nuova sede di Banca Macerata a parlare di biodiversità, che so che è un termine usato nell'ecologia, ma è molto importante anche nell'economia italiana. Sapete, l'Italia è la seconda manifattura d'Europa, ma con il 95% delle imprese che hanno meno di 10 dipendenti. In questo contesto, e le Marche si collocano pienamente in questo contesto, è importante che ci sia una diversificazione del mondo bancario, ci siano le grandissime banche, ipermercati di servizi finanziari e bancari, ma allo stesso tempo ci siano medie e piccole banche.